è la dea dell'ingegno, è la dea che guida le mani che trasformano la materia in arte. Questo è il simbolo della città di Arezzo. Inizia da qui, dal ritorno ad Arezzo della Minerva, una giornata che unisce passato e presente, oro e arte, genio e manifattura, quella dei maestri orafi. A Palazzo di Fraternita arriva il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ed il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per inaugurare Minerva Signum, la mostra del preziosissimo bronzo etrusco e la Casa dei Tesori, 80 creazioni in oro e metalli preziosi dei più importanti stilisti. Mi pare che sia un messaggio che incoraggia tutti coloro che operano nel settore dell'industria orafa, ma che anche dimostra quanto si possa offrire ai cittadini attraverso un museo, passando dall'epoca della Magna Grecia per arrivare ai giorni d'oggi. Questo sarà un po' l'attrattivo, credo potrà avere una valenza di carattere nazionale, europeo e anche oltre. Quindi diventerà un motore di attrazione anche di un turismo che Arezzo senz'altro si merita. Da Piazza Grande ad Arezzo Fiere e Congressi per la prima edizione di Oro Arezzo targata IEG, 650 i brand in esposizione e la scommessa per Arezzo e Vicenza, che ora vanno a braccetto, di promuovere ancora meglio il Made in Italy. La visione è quella di rappresentare tutto distretto, tutti i distretti, scusi, tutta la filiera nel mondo nel modo più armonizzato possibile. Un fortissimo intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ICE sull'incoming dei buyer, quindi tantissimi compratori. Speriamo che gli ordinativi messi in piedi da questi compratori siano all'altezza degli sforzi fatti dalla nuova struttura. Conquistare nuovi mercati, superando però la barriera dei dazi, è la sfida più importante alla quale intanto prova a rispondere l'Europa. Il Parlamento europeo sostiene il comparto industriale, sostiene le piccole e medie imprese, continueremo soprattutto per quanto riguarda la politica commerciale a difendere la competitività e la possibilità di competere con le stesse regole alle nostre imprese nei confronti delle imprese cinesi, di imprese russe, americane, nel caso dell'oro anche turche, perché non si può pensare di giocare, come ho detto prima, 11 contro 11 in casa e poi quando si va in trasferta giocare 9 contro 13.